Ciao a tutti, la Vernana dovrà riscattarsi con la spalla e possibilmente tornare al successo. La partita è in programma sabato 5 novembre alle ore 14 con il fischio d'inizio al libero liberati. E la Vernana, come dicevamo, dovrà cercare i 3 punti che non arrivano da 2 gare, ma ci sono state comunque le prestazioni a dar fiducia alla Vernana. Per quanto riguarda la partita, sarà una partita molto difficile. L'avversario è un avversario molto forte. La Spal è una squadra che conosce bene la categoria e che è partita anche quest'anno con grandi ambizioni, dotata di grandi individualità. Vi faccio un nome su tutti: Maestro, l'ex giocatore dell'Ascoli, che l'anno scorso diede il tormento alle Fere. Però c'è da dire che, come sempre, quest'anno la Ternana è cambiata molto. È una Ternana che riesce a difendersi meglio, che riesce a stare più stretta dai reparti e che riesce ad essere sempre pericolosa in fase d'attacco. Quindi servirà la solita Ternana, una Ternana che parte forte, una Ternana che riesce a segnare il prima possibile, se possibile indirizzare la partita nel primo tempo e poi cercare di chiuderla il prima possibile, perché la Ternana deve imparare un po' anche a chiudere le gare. Per il resto la dovrà interpretare come una finale, cioè servirà la partita perfetta, la miglior Ternana in fase offensiva, ma soprattutto ancora una volta in fase difensiva, vista la forza e le individualità della Spal. E sarà comunque un brutto cliente la squadra di Daniele De Rossi, però siamo sicuri che la Ternana, oramai è migliorata tanto, non ha paura di nessuno e si può giocare la partita con tutti. Saranno ancora una volta fondamentali i calci piazzati, ma questa Ternana oramai è molto abile nel batterli. Quindi staremo a vedere. Sicuramente ci sarà una bella partita sabato a Liberati, una partita scoppiettante, una partita con 2 squadre forti, con 2 squadre che si giocano tanto, la Spal che è leggermente più indietro in classifica e ha tante ambizioni e tante motivazioni per risalire, e per cui ci divertiremo e siamo sicuri che si divertiranno anche 3.000 tifosi che saranno già presenti al libero liberati, in quanto è questo l'esito della prevendita, ma ovviamente il numero tenderà a salire. Per il resto, oggi è una giornata ricca di novità. La prima riguarda la sconfitta della Ternana femminile nella prestigiosa partita di Coppa Italia contro il Milan per 2-0, ma non è la più importante. La più importante riguarda un altro discorso, riguarda il progetto Stadio Clinica. È arrivato un parere favorevole dalla regione, ma con delle prescrizioni. Prescrizioni nel senso che emerge dalle ultime interviste e anche dalle parole di Stefano Bandecchi che si può realizzare lo stadio, ma solo ed esclusivamente lo stadio, cioè il progetto comprendeva la realizzazione di stadio e clinica, e in questo momento sembra che si possa realizzare solo lo stadio e non la clinica. Bisogna capire le motivazioni, ma sicuramente così è un progetto, è una realizzazione di un progetto priva di uno dei suoi elementi fondanti, quello della clinica. Per cui staremo a vedere cosa deciderà da fare, quale sarà il da farsi, innanzitutto quali sono le motivazioni della regione dell'Umbria, cosa sceglierà poi il presidente Stefano Bandecchi. Per cui è un risultato che nessuno di noi si aspettava e si augurava, perché tutti ci auguravamo una costruzione di entrambe le cose. Purtroppo la clinica capita in un dibattito sanitario regionale che riguarda il dibattito sostanzialmente tra sanità pubblica e sanità privata, e non è facilissimo in questo momento storico della nostra regione. Però comunque è un progetto che viene approvato sostanzialmente a metà. Nel senso che comunque lo stadio te lo approvano perché la realizzazione è comunale, un passaggio interno al comune di Terni. La clinica è un discorso sanitario regionale, per cui è un po' quella la solita problematica. Staremo a vedere cosa succede. Per il resto, il centro coordinamento del Rana Clubs organizza il pullman per la prossima trasferta, quella di Pisa. Ne ha reso noto i nodi prezzi e quindi sono iniziate le prenotazioni. 12 euro per i tesserati di club affiliati e 17 per tutti gli altri. Per il resto, la Ternana dovrà riscattarsi, dovrà tornare al successo, dovrà tornare a fare 3 punti contro la Spal di Daniele De Rossi, ex campione del mondo.